se han cuidado el trofeo Racciotti, a Arcioppi, scusate, a Barcanova. Stanno entrando in campo le squadre, sono pronte. Abbiamo in semifinale Legreville contro il CBS alla qualificazione delle finali. In questo momento la parte della panchina delle Greville con Federico Rossi, Andrea Henry e Ray Simone si stanno accingendo ad andare a sedersi nella panchina delle Greville, mentre il pubblico si sta scaldando. Sono sempre timidi all'inizio. Abbiamo le altre squadre a vederci e abbiamo i tifosi sia del CBS che delle Greville a sostenere le proprie squadre. Ciao Mitch, ciao Emboccia. Ecco anche oggi capitano Davide Pozzan. Pronto ciao Gaggiano, ciao Lisa, ciao Simone Narciso, ciao Cristina, oggi è il compleanno di Ryan, quel della Calabria chissà cosa faranno, ciao Ross Reyes. Ciao Edo, ciao Blues. Sta entrando anche per le Greville Gigno Franceschini, pronto per fare guardaline, e abbiamo Samu, un innesto del 2006. Ciao Patrizia, ciao Ide, ciao Beppe. Stanno entrando il mister Nicola Turato e Marco Pozzan, dirigente per le Greville. Stanno entrando in campo per andare a raggiungere la panchina. L'arbitro è entrato adesso per controllare le reti. Le reti non hanno più buchi di aiuto. Ciao Giuse, Cappaico, Marco. Mi raccomando Giuse, devi tornare. È da gara questo, ah, sì. Sta entrando anche le riserve del CBS. Pronto l'arbitro per far entrare la squadra. 10 punti si incomincia, il mister sta salutando i ragazzi della Greville. I ragazzi stanno scrutando la panchina del CBS. Ciao Renato. Mister, secondo del mister, abbiamo dirigente. Viene invitato dai ragazzi, la dirigente a... Ecco ragazzi entrare in campo. E Greville, CBS, siamo alle semifinali. E chi vince va in qualificazione alla finale per il trofeo, per giocare con le professioniste il 1° maggio. Saluto dalle squadre.
sulla destra abbiamo il CBS con la divisa rosso nera e bianco e rosso abbiamo le Greville. Ciao Ryan, compleanno. Ecco i ragazzi del CBS che si dirigono. Allora, Davide Pozzan, capitano per le Greville, saluta la panchina. E il capitano del CBS saluta la panchina delle Greville. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Buona partita. Mister. Una piccola riunione tecnica da parte del CBS. Andiamo subito, arbitro. Chi siamo noi? Diciamoli! Chi siamo noi? Diciamoli! Chi siamo noi? Diciamoli! Rosso, neri, Taranto! Saluto di squadra in citazione prima della partita. Da parte del CBS. Sulla punta Auletta, se vai su Instagram trovi sia le foto che la diretta. Come si chiama? A.Auletta. A.Auletta? Con la piccola. A.Auletta. Perfetto, grazie. Prego. Così la scrivo. Sì. Palla nostra, raga! Dai, raga! Dai, raga! Dai, raga! Ecco invece il saluto delle Greville. 1, 2, 3, vengali! Auletta, raga! Mi raccomando, vado a casa adesso. Abbiamo qua il nostro Gigno Franceschini. Ieri sera era a ballare con le fanciulle, ne aveva quattro ragazzi. Gigno, zitto zitto, conquista tutti. Poi non c'era Ryan, quindi si bacchiagliava anche la ragazza di Ryan. Ecco subito in attacco il CBS. Abbiamo Andrea Enri che difende l'attacco, Edoardo che sale. Si smarca Edoardo, la passa a Kik, Tommaso, che la gira di nuovo su Giulie, no, su Seba, Seba, è entrato Seba già al primo tempo. Seba 2006, Tommaso Gobbo rincorre la palla. Ciao Edi. Petto il CBS, sale, chiedo intanto agli telespettatori, ai milioni di follower, chiedo scusa perché oggi sono un po' influenzato, non sono tanto in forma, però non potevo non esserci. Gioca il CBS. Sale il CBS con 9, ma c'è Molinaro che la butta fuori. Ciao Ema. Va bene, scala! Petto! Scala! Scala! Diagonale, diagonale! Rimessa esterna, rimessa laterale per le Greville, batte Julien Bettà, la passa a Gobbo su Mattia Paico. Mattia Paico gira la palla su André Pelù, i gemelli Pelù, fratello di Dominique e di Christine. Dominique è quello con i capelli corti, Christine è quella con i capelli lunghi. Testa il CBS. Fallo di Pozzana sul CBS, l'arbitro che un pochino fischiare. Gianluca in palla, Fettula in palla. Ci allarghiamo. Chiede la distanza al CBS. Qua, te lo fa ballare più Pozza. Però ti fa ballare. Ciao Claudio. In campo abbiamo portiere Daniel Iacobucci, difesa Emma Mendez con Molinaro, abbiamo Julien Bettà e Kuk, Tommaso, saliamo con Edoardo e André Pelù, poi abbiamo Mattia Paico, Sebastien e Pozzan con Davide, scusate, Davide Pozzan con Tommaso. Palo, siamo ancora 0-0, appena cominciata la partita, c'è Pozzan che si allarga sulla destra, dovrebbe fare un assist a Gobbo, vediamo se la passa, esce fuori, conquista
No, non conquista l'angolo perché la palla è ancora in campo. Ora, forte! Raga, non può uscire così! CBS. Anticipa Bettano. Vai, Tommy, vai, Tommy, vai, Tommy. Tommaso dopo. Fallo su per Mattia Paico da parte del CBS. Oh, bella palla lì, eravate in quattro, uno esce, non può uscire così. Matteo, Matteo, tornare indietro, arriva la palla, raga, tre. Batte Mattia Paico la punizione. Secondo palo, al gol, no, fuori gioco, fuori gioco. Va bene, forza, fuori gioco era dentro, ma fuori gioco è terribile, quindi l'arbitro annulla il gol. Oh, basta discutere, giochiamo! Ha fischiato! Sempre 0-0. Di testa Edoardo. Cambia il fallo laterale, l'arbitro fischia, molto diligente l'arbitro. Ecco il pubblico che incide, se ragazzi Seba in area, arriva Cook, viene buttata a terra Cook da rigore. L'esperienza del capitano in pensione. Dovrebbe battere il rigore Edoardo Letta, rigorista, uno dei rigoristi delle Greville, con il numero 8. Andata fuori, andata fuori ragazzi. Niente di grave. Ah, ritira. L'arbitro fischia, arbitro! E vuole che venga rapito. Arbitro! Ma guarda sto fenomeno! Ma porco giù, no, tutti noi, no, tutti noi! Ma nel settore giovanile, oh, ma anche in eccellenza, Dio fa! Far tirare l'arbitro. Ma di cosa? Gol 1-0 Greville, segna Edoardo. Dai, giochiamo a pallone, signor arbitro, perché la ripetizione? Perché? Ma siamo sono ragazzi, facciamoli divertire, giochiamo a pallone. Una zero risultato attuale della partita con semifinale. Fischia il fuorigioco l'arbitro. Va bene, Coppo, vieni a farci la mano! Lingua! Lingua, si abbassa l'arbitro! Parte la punizione CBS. Tommy! Pau! Dove? Posso sapere? Dai, zitti noi, oh zitti, giochiamo a calcio. Andiamo! Di prima Molinaro, anticipa Gobbo, Seba, di testa viene scavalcato. Edo! Stiamo parlando! Basta! Mister Nicola Turato non vuole assolutamente che i suoi ragazzi discutano in campo. Continua a fischiare l'arbitro. Stiamo facendo solo casino. Basta, stai calmo. Stiamo solo parlando. Stai tranquillo, tu. Calma. Batte un'altra punizione.
bravo, così. Matti e Paico. Occhio al limite. Oh, Simone, due passi, Simo. Di testa e segna, segna chi segna? Pozzan Davide, 2-0 per le Gredine, segna Davide Pozzan. Silenzio, giochiamo a pallone! Giochiamo a pallone! Uomo solo? Uomo pallone! Sì, figlio! Ancora Taranto? State ritornando? Siete fluorescenti? Protegge la palla al CBS sull'attacco di Seba. Arriva Pozzan che recupera palla. Tiro di Pozzan fuori. Sembrava gol. Pozzan! Riesci 7 secondi, però bravo! Bravo Seba! Bravo! Non farlo rientrare! Edoardo con questa palla. Passa a Kuk che di prima la gira. Vieni, vieni, Seba! Il tempo qui ragazzi è nuvoloso, non piove. Lo butta a terra. Abbiamo già rovinato di per sé, arbitro, facciamo attenzione. Non convincere il signore. Io sto zitto, però. Però cavoli, Beh, hai ragione, però cavoli, sono ragazzi. Se calcio rigore fuori, si faccio giocare. L'arbitro va. Raga, raga, tiriamo fuori i coglioni! Parlare con il dirigente, con il mister. Il capitano del CBS incita i suoi ragazzi. Incita la squadra. La partita è solo inizio. Andiamo! Fino alla fine si gioca, sono due minuti, due tempi da 20 minuti. Non ti scacciamo, prende la distanza Tommaso Gobbo, parte la punizione al CBS di sinistro di testa Chicco. CBS riesce a smarcarsi, ma c'è Mattia Paico pronto a recuperare palla, va su Seba, gira la palla, viene anticipato dal CBS, CBS sale, gioca la facile, ragiona, ok, vai, sali, sali, girano sul portiere, retropassaggio, via, vieni, ora, solo. Ecco Mattia Paico, dribbla l'uomo, riesce a fare tunnel ma viene intercettato al CBS, Pozzan sale il CBS, riesce a infilarsi l'uomo del CBS ma c'è Molinaro che ostacola il tiro, arriva Julien Betan. Ce l'hai, Tommy! Qua, dove vai la giù? Dai, Manu, vieni! Fallo. Vieni qua! Ricco, ti tagliano sempre, Tari! Fallo giocare! Ecco Edoardo sulla destra! Dai, siamo!
quello è la punta. Alzati un po'. Dai, raga! Il l'arbitro consiglia al portiere di far veloce. Alza, 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 Samu! Alza, Samu! Alza, Samu! Alza, alza! Passaggio su Pelù. No! No! Sale Edoardo. Dribbla Edoardo l'uomo. Ciao Matteo. Su Seba. Seba la protegge. Fuori. Fallo là, Edo! È di schiena! Tarico! Tarico, su quattro! Ma noi adesso, adesso stiamo attaccando! Vieni! 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 Luca! Combattere la punizione CBS! Forte, secondo, forte! Vieni, vieni qua! Tarico! 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 In barriera Gobbo e Seba! Forte, Luca! Bravo Luca, bravo palla,
Matte! 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 Basso! Quattro! Vai! Gira! Protegge il corpo, Pozzan la passa, Globo che non... Pozzan, Pozzan! Accorcia, accorcia! Sì, è bravo! Guarda la palla, sì! Frank, 2-1 contro il CDS. Seba su Gobbo, Gobbo da solo, davanti a porta, vediamo se tira. Bellissimo gol di Gobbo, Tommaso. Sì, sì, no, no, però Seba ha fatto un ottimo passaggio. Non dobbiamo mollare! Anche sulla porta stai!
di testa il CBS. Dai Mazzo, dai, 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 dai Luca, dai Tari, forza ragazzi, dai, 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 stiamo, 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 angolo per il CBS, Gianluca, altro 9 attaccato, attaccato, non deve girarsi, Alberto, dai Mazzo, sei più veloce anche tu, forte, 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 batte l'angolo il CBS, di testa il CBS, buona, 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 dai, dai, dai. Siamo nel primo tempo, sta per finire. Azzone, vieni a prenderlo, vieni a prenderlo. Anche il secondo palle, Mendes! Bello! Salvo, salvo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Occhio! Bravo, bravo! Forza, raga! Forza, Luca, Luca, alza un po', carico, lì dal 4, prendi l'uomo il 10 qua, palo, Mazzone attaccato. E mai mezzo. Forza, dai, dai, salta, salta. Finisce il primo tempo, 4-1 per le Gravilla. Ciare, inizia il secondo tempo, c'è già un cambio per il CBS, esce il numero 1 e entra il numero 12. L'arbitro prende nota. Please, da quella parte, raga, per favore. Stretto, stretto. Mi raccomando, largo, 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 largo. Dai! Ricomincia il secondo tempo, 4-1 è finito il primo tempo per le Gravilla contro il CBS. Stavolta le Gravilla deve segnare alla vostra destra. Sta scaldando un altro giocatore del CBS, hanno già fatto un cambio, hanno cambiato il portiere. Dai raga, dai raga! Là là là! No, Edo! Dai, tutto il passaggio! No, 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 raga, non la perde, sveglia! Non la lancio, la lancio! Riusciamo di là! Bravo, bravo! Vai, vai! Sale Betan! Fermati Tommy! Sale Betan che fa un assist ma è riuscito. Molinaro di testa, di nuovo Pozzano, Panorissa, ragazzi scusate oggi non sono in particolare forma. Fallo fuori CBS. Sempre 4-1, ciao Elide, ciao Toni. Batte il CBS dal centrocampo, di testa Giulio Betano. Solo, solo, solo! Passa di Redo, non perdere, non perdere. Passa gira, 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 gira su Mattia Paico. Mattia Paico di nuovo Edo. Bravo Samu, aiutalo, 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 Manu, Manu, forza, fammi vedere qualcosa, no? Dai raga! Albi, Albi, di nuovo che ora di là ci passate insieme in mezzo. Dai,
Lancia di cola. Ecco Pozza in area. Mendes in spalla. Pelù di prima. Su Edoardo. Edoardo su. Edoardo su Seba. Fischia fuori gioco l'arbitro. Batte il CBS. Facciamoci vedere! Si scalda anche il numero 16 del CBS. Gioco! Gioco! Viene stoppato il CBS al centrocampo della prima metà. C'è Ilario, 4-1 per Legreville. Fallo sul 15 da parte di Mendes. Alba! Più avanti, Alba, più avanti! Più avanti! Hanno un secco, eh! Siamo alla qualificazione, siamo in semifinale, alla qualificazione delle finali. Deve evitarla quella. In questo momento 4-1 il risultato fuori del Legreville contro il CBS. L'arbitro conta i passi per la distanza. Edo! Organizza! Palla da terra, la palla del CBS, cross. Anche questo angolo CBS. Girati, guarda, guarda! Organizza veloce! Basta, basta Edo, così, basta! Sul primo palo. Sale Mattia Paico. Gira! Gira la palla al bordo che è più veloce, riesce a tenere la palla, se la allunga, fallo su CBS. Entra un cambio per il CBS. Edo in porta. Siamo alle semifinali, qualificazioni per le finali. Dai Manu! Gira, gira! Ce l'hai, vai solo! Vai, vai, solo! Tiene la palla in campo, passa a Seba. Seba tira, angolo. Forza raga! Forza!
in porta. Edo! Edo! Tutta la testa! Dai! Entra Ciotto nel CBS. Tarico, vai dietro. Cambio per il CBS. Entra il 18 al posto del 6. Vai a destra. Sagna, vieni a sinistra. Teora, esce il 6, entra il 18. Vai Anto. Antonio, centro destra. Oh, non fare le passate. Farfà! Esterno. Con Mattia, scambio con Gobbo, Kick. Gioco! Che sta a fare, bello? Arbitro! Arbitro! Cambio anche per Grimil. Esce Seba con numero... Con numero 11, entra Samu con numero 16. Aspetta che arriva di venire a vai, vai. Due tempi da 25 minuti. Vai, in mezzo là, stai là, stai là, stai là. Gioco, gioco, meglio Pozzo. Tutti, tutti. Dentro, dentro, dentro. Riesce a entrare in area il CBS. Bello lì, bello lì. Forza, giusto, non è fallo. Forza, giusto, giusto. Dai, dai. Guarda di qua. Dai, ce l'hai, ce l'hai. Dai, oh, vanno un po' di qualità, eh. Vai, Tommy, staccati, Tommy, Tommy. Vai di là, vai di là, vai di là. Oh, oh. Cambio fallo laterale. Gioco. Bravo, gran palla, dai. Esce Iacobucci a salvare l'attacco del CBS. Allargati, Molli! Allargati! Ce l'hai! Che vuole vendere per l'attacco. Solo, solo! Non farlo impostare! Solo, Gobbo! Ci mette sempre! Ancora, sale Edo da solo. Stavo! Occhio di là! Dove, Dari! Il 9 solo! Si è fatto male Edoardo, infortunato, essendo fuori dal campo l'arbitro andrà a fermare il gioco per aver preso una botta alla schiena. Sale Mattia, si rialza Edo pian piano. Solo, vai, punto, sei più veloce! Arriva! Ma cosa? Dai, zitto, Tommy! Vieni! Vieni, Tommy, zitto, dai, non la vedi, pazienza! Tieni lì e basta, non fai fallo, tieni lì! No!
entra Edoardo. Simone Rey. Entra al 15 Simone Rey. Viene trattenuto passato. Vai di là. Bravo. Direttore. Entra il numero 15 al posto del numero. Andrea Pelù esce e entra Simone Rey. Una lì. Solo, gioco, porto, vai, sopra, terra, sopra, vado, da solo, vado. Ancora, alza. Sempre 4-1 per la Grevilla. Forza, 1-1. Si allarga su Pozza, conquista l'angolo Pozza, dai raga, Marco, due passi, Marco, due passi, Marco pure, occhio, guardiamo la palla. Veloce, Marco in palla, veloce, si chiama pallone, briccole, basso, solo,
Dopo, qua. No, no, Tommy! No, Tommy, non fatti saltare, temporeggialo! Ora è andato! Dopo! Angolo conquistato il CDS. Arbitro! Angolo, raga! Arbitro! Devi sbagliare di testa tua, Piccolo! L'ha detto il tuo ragazzo! La diamo noi! Vai a saltare! Però che il cambio lui! Piccolo! Vai a saltare! Allora Tommy, dobbiamo dare una mano! Sul primo palo CVS, in testa Julien Betà e Tommy Piccolo. Non ti fa solo saltare! Vai Tommy, attacca il portiere! Zitto Tommy! Lascia, zitto! Lascia che palla! Dai, gioco! Batte la punizione CBS su, dopo aver ricevuto un fallo. Lo so, calma! Ne abbiamo uno domani, Largo! Batte il numero 10. Basta, così. Occhio a scappare! Secondo, forte! Dovrebbe esserci un cambio, dovrebbe entrare Federico al posto di Jacobucci. Attaccalo Samu! Direttore! Lo batte! Luca, bravo! Vai, Emi! Sta dicendo il Greville 4-2. 4-4. Vado! Porca miseria, le orecchie, stappiamole e andiamo a saltare, non si molla, forza, dai che lo facciamo, dai. Ragazzi, il 12° uomo. E Greville 2 CBS. Guarda come fa il tempo. Occhio, organizza bene, fai. Manca qualche minuto alla fine.
mette la punizione CBS sul secondo palo. Esci! Esci! Questa è Ray. Non fa fallo! Ecco qua, Bob da solo, Mattia Paico sulla sinistra, salta l'uomo, segna il 5-2 Mattia Paico, arbitro! 2 Mattia Paico, arbitro! Palla, 5-2 metti la metà, Grilla. metti la metà, raga, sempre veloce, testata, non me ne frega un cazzo, testate, giochiamo, esce Jacobucci Daniel molto lentamente, il numero 1 è tutte le volte. Cambio in porta delle Grill, esce il numero 1 Jacobucci Daniel, entra il numero 12 Federico Rossi, che saltella qua, saltella là, raggiunge la porta. Ray di testa, chiude. Sta per entrare il numero Andrea Henry con numero 13 e dovrebbe uscire il numero qua Andrea Giulia in metà centrocampo. Zitto! Vai zitto! Porca merda! Matteo, il bambolo per ste cagate! Dai! Andrei, hai ragione, dai! Cambio fallo laterale. Le mani! Arbitro! Inizia la partita 5-1 per le Grill contro il CBS. Vediamo qua. Molto sportivi ragazzi del CBS. Ciao. Vediamo qua. Complimenti, eh. Ragazzi, qualcuno vuole lasciare l'intervista? No. Sicuro? Complimenti, bravi. Complimenti, ciao. Ciao, vuoi rilasciare un'intervista? Com'è andata la partita? Siete arrivati in anche voi in semifinale, quindi complimenti. Fino adesso avete vinto tutto, o sbaglio? Sì. Quindi è stata dura. Sì. Come ti è sembrata oggi la partita? Eravate un po' stanchi forse? Sì, però cioè, abbiamo tutti combattuto. Cioè, almeno io me la sono giocata. Beh, bravi, non avete mollato fino alla fine, volevate recuperare, non volevate vendere giusto la pelle. Sì, sì. Volevate vendere dura la pelle, diciamo così. Complimenti, eh. Grazie. Ancora a voi e al vostro mister che è il 12° uomo. Sì. E ci manca poco, fra un po' entrava in campo che lui voleva giocare, voleva. Sì. Complimenti, ciao ragazzi, alla prossima. Grazie, ciao.